Ciao a tutti, questa è la mattina del 20 marzo 2020, venerdì, mattina molto presto. Questa è una mascherina, diciamo, sempre fatta con il panno catturapolvere, in tessuto non tessuto, un modello un po' più piccolo, perché volevo fare una cosa un po' più strutturata di quell'idea che avevo dato per proteggere una mascherina invece professionale fatta bene. Non avendo più l'elastico, ho utilizzato un laccio per le scarpe che mi era avanzato. Qui ce n'ho un altro, di solito prima di buttare le scarpe li conservo perché possono risultare sempre utili, anche se questo è molto più lungo, quindi bisognerà adattarlo, ma adesso è solo per farlo vedere. Come vedete, sempre l'apertura a soffietto, e vi faccio vedere come può andare a proteggere una mascherina. Ecco, semplicemente in questo modo, cercando di estenderla bene in maniera tale, ecco, possibilmente cerchiamo di non far aderire troppo, cioè la pelle deve aderire a contatto con la mascherina, non succede niente anche se va nel tessuto o non tessuto, però è meglio non fare troppo spessore perché poi potrebbe non stagnare più bene. In realtà qui, come vedete, c'è questa gomma piuma che va a toccare il naso, che quindi va a stagnare dal punto di vista che va a stagnare la cute sul naso con il ferretto che va regolato. Quindi qui un pochino per tenderla si può anche mettere, però sotto consiglio di no. Fate magari un laccio un po' più corto in maniera tale che possa rimanere abbastanza tesa, insomma, attaccata, perché se rimane tesa non rischia comunque di cadere in nessun modo. È molto semplice, però lo faccio vedere un'altra volta la sua produzione, diciamo così. Stavolta non ho nemmeno perso tempo a cucire, ho semplicemente stretto proprio per fare una cosa velocissima. Ecco, a ventaglio. Anche se non è proprio perfetto, ripeto, questa non è una mascherina, è un coprimascherina, che è una cosa diversa. Questo è un laccio chiaramente troppo lungo, però è solo per far vedere. Qui nei capi, l'importante è che venga comunque stretto qui ai capi, perché se no non funziona la mascherina che si allarga. Facciamo cappietto, il nodo scorsoio. Ho i video anche per fare i nodi, ma l'ho fatti anni fa, quindi se volete qualcosa si trova. Cercate sul mio canale nodi e vi vengono fuori quei due o tre che ho fatto. Possono fare anche più risvolti, però secondo me non vale la pena. Uno è più che sufficiente per questo tipo di lavoro che secondo me va fatto, cioè è fatto in economia,
ma deve essere fatto anche in maniera molto rapida, secondo me. Ovviamente potete regolare, questa è enorme, magari lo mettete doppio, però è giusto per farvi capire. E così abbiamo sempre la parte più ruvida esterna, perché è quella più elettrostatica. In questo modo si mette sopra alla nostra mascherina. Si richiude. Vedete che anche senza stare tanto lì a piegarla, siccome è stretta ai lati, riacquista grosso modo la forma a già a ventaglio. In questo modo si fa veramente in maniera rapidissima. E questa è un'idea per prolungare la vita delle mascherine, che io già avevo detto, però non ho mostrato, e quindi magari è più efficace dal punto di vista visivo vedere come si fanno, vedere come si facciano le cose. Faccio vedere già che ci sono una mascherina. Adesso servirebbe un altro strato uguale, però adesso non ce l'ho. Non cambia nulla, è molto simile. La mascherina ha tre strati, come quella dell'ultimo video, che però invece di farvi vedere la cucitura, facciamo con quest'altro sistema, meno elegante, meno preciso, ma ugualmente efficace. Facciamoli prima i cappietti. Stringere bene. Chiaramente questo è troppo lungo, lo ribadisco, ma è solo a titolo dimostrativo. Mostrare che si può costruire una mascherina a tre strati come quella che ho fatto vedere senza cuciture e niente, in maniera molto molto rapida. Ecco, allora la parte ruvida è qui davanti, andiamo ad aprire. Ecco, io adesso devo tenerla perché sennò, non essendo tesa, non ci sta da sola, però ripeto, basta semplicemente ad usare un filo più corto oppure a legarlo. Ecco qui. E si richiude, semplicemente. Poi avevo anche un'altra idea che era tipo utilizzare un foglietto di alluminio pieghevole per fare questo, le veci di questa funzione qui per stringere il naso. Chiaramente è difficile trovare un pezzo che si adatti, però ne
non avendo un pezzo preciso. Questo, ad esempio, era un tubetto, la parte terminale di un tubetto di pasta al tonno. Se voi lo svolgete, la parte finale vedrete che si allunga e poi la potete tranquillamente tagliare con le forbici. Incollandolo, magari tagliandolo a metà, si potrebbe immaginare di dargli una forma. È un'idea. La butto lì. Ecco qua. E prima di salutarvi volevo solamente fare una piccola riflessione su quello che sta accadendo, che sicuramente cambierà le nostre vite, penso per sempre, in un modo o nell'altro, ma sicuramente le cambierà in maniera radicale, le ha già cambiate in poco tempo, ma sedimentando diventerà sempre più, cioè, queste sono cose che lasciano un moto d'onda, quindi rimangono alcune cose, anche se si vuole tornare alla normalità, a quello che c'era prima. Una cosa che ci siamo accorti è che eravamo felici e non lo sapevamo, guardando adesso. Ma credo che sia sempre così, quando ti capiti una tegola inaspettata tra capo e collo. E mi chiedo anche se questi video si manterranno per gli anni, forse i decenni a venire, quelli che lo guarderanno per voi in questo stesso momento, quelli che capiteranno a guardarlo tra molti anni, che si vorranno fare un'idea di come noi, in quest'epoca che adesso stiamo vivendo, abbiamo affrontato la cosa, che per loro sarà sicuramente nei libri di storia, ci saranno tante, tante teorie, tanti dati in più, però ci sarà anche tanta curiosità di andare lì a vedere come è stata vissuta. E io vi posso dire, con una citazione, se me la passate, che cerchiamo semplicemente come possiamo di sopravvivere ai nostri tempi, cosicché potremo, speriamo, essere nei vostri. Vi saluto.